Contestazioni per Marine Le Pen ad Avignone, nel sud della Francia. In strada ci sono gli elettori di sinistra di Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo al primo turno delle presidenziali. Le Pen, casse-toi, Vaucluse et antifa, Le Pen! Slogan: Le Pen, vattene, la regione Vaucluse è antifascista. Si attende il ballottaggio delle presidenziali fra Le Pen e il centrista presidente in carica Emmanuel Macron, ma la manifestazione avignonese non risolve i dubbi di chi si chiede dove andrà il bottino elettorale di Mélenchon, un bel 20% dei voti. In buona parte è probabile che andrà in astensione. Manifestiamo contro il fronte nazionale, contro la presenza di Marine Le Pen qui. Ai macronisti non importa, loro vengono a cercare voti, è inaccettabile. Non vogliamo scegliere fra peste e colera. C'è una gara a conquistare i mélenchonisti e noi elettori di sinistra vogliamo dire che non ci sentiamo affatto solidali con Marine Le Pen. Non ci riconosciamo nel suo partito, nella sua storia. Jean-Luc Mélenchon, da parte sua, ha dichiarato la sera del primo turno che neanche un voto deve andare a Marine Le Pen, ma non ha invitato a scegliere Macron. La candidata di destra gioca la carta sociale e agli elettori di sinistra non piace. È una barzelletta, non intende aumentare il salario minimo né gli scatti per i dipendenti pubblici né la pensione a 60 anni. Ne ha parlato ma poi ha lasciato cadere. È disonesto, tutto il suo programma sociale è una barzelletta. Donc en fait, tout son volet social, c'est de la blague, c'est de la blague. La catastrophe écologique. Non sarà lei a occuparsi della catastrofe ecologica, non è affatto competente. E quindi non la vogliamo, questo è chiaro. On veut pas d'elle. Clairement, on veut pas d'elle.